Amici di Dario Sport, oggi abbiamo l'onore di avere qui in redazione, si è venuto a trovare, non potevamo non intervistarlo, Ernesto Bianchi, probabilmente il più antico e storico abbonato al Calcio Como. Vero Ernesto? Racconta da quanti anni sei abbonato. Per 42 anni. Prima ho cominciato a 21 anni a andare in curva, vabbè, prendevo un biglietto, entravo. Curva Monumento, E poi giusto? dopo, quando sono passato, potendo, cosa sono andato in, come si chiama, In in tribuna, distinti, no? distinti. In distinti. E non hai mai saltato un anno, ci No, raccontavi. no, no, mai saltato un anno. Una Dei famiglia distinti, di tifosi tifosi, storici, in sette siete abbonati. fratello, anzi, mia figlia è forse più scalmanata che mio figlio. Beh, poi il figlio, il marito e anche i nipoti. Ascolta, ci dicevi che da giovane arrivavi in barca In allo barca, stadio. allora negli anni, quando giocava Cardani, Stuvoli, Pitzer, venivano al ristorante A torno. attorno e noi prendevamo il Como. Si giocava sempre la domenica, il pomeriggio, naturalmente, non come questo caos. E venivamo in barca 4-5, E facevate la vostra trasferta. pioggia E a proposito, trasferte in barca per arrivare al Sinigaglia da giovane, ma anche trasferte, anche ultimamente ne hai fatte ancora. Ma mi sì. dicevi che a Cesena, Verona ed Alessandria le Negli ultimi, sì, promozioni le hai tutte viste tutte. promozioni, tutte. E l'anno scorso anche qualche trasferta in Serie C l'hai In fatta. Serie C, sì, figlio andava. Senti, ma il campione che ti ha emozionato di più in questi 42 anni di abbonamento? Campione anche come serietà, che Matteoli, Borgonovo e Cinti, ecco. Senti, una domanda cattivella, il miglior presidente? Il Visto che ultimamente presidente ci fanno penare questi presidenti. è stato Beretta. 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 E tra papà Porro e figlio Porro, chi butteresti giù dalla No, torre? Porro, questo qui. Sì, Porro ha fatto anche tanto, ma forse si è lasciato trascinare una cosa più per avere, che vedi Orsenigo, che ha preso Orsenigo come 3C e poi invece prendevano l'affitto. Tu che tra l'altro di società ne sai parecchio perché sei presidente di una società comasca che è la Bocciofila Nisciolano, Sì, vero? io ho fatto l'attività giovanile in campo delle bocce per 42 anni con 260 Senti. ragazzini che giocavano a bocce in provincia. Adesso sono rimasti in 7-8. Senti, domanda. Maggio 2018, c'è cioè il Como che si gioca tutto per ritornare in Serie C o c'è un giocatore della Nisciolano che alla finale del campionato italiano? Dove vai? Cosa scegli? Scegli Eh beh, scelgo il Como, il Como. è una vita. Speriamo, mi auguro che adesso mi sembra che questa società sia partita, non so, tirando un po' i freni, perché naturalmente deve buttare i soldi così per poi fallire, come ha fatto. Sì, ha fatto tanto. Vedo Orsenigo che è andato a pallino, che è quello lì. Perché forse un po' troppo hanno esagerato, sì, giusto che hanno detto noi restiamo il Como, e che, ma però 8 pulmini, e che, e poi andare a giocare con società come Vimercate, no, cos'è che è quell'altro. Senti Ernesto, chiudiamo con un augurio, un auspicio anche per tutti i tifosi del Como di poter. Andare al Senigallia specialmente alla domenica e non alla sera o roba del genere, cioè, sì, però il Sinigaglia andrebbe un po' Rimodernato. rimodernato, ecco. Grazie Ernesto, grazie di essere venuti a trovare Grazie a voi, e forza Como, forza Como, sempre. sempre.